Buonasera amici ascoltatori, benvenuti al Moon Talk, il programma che ogni settimana vi tiene informati su quelli che sono i fatti più interessanti. Noi siamo Andrea e Francesco in regia. Yo. Ciao Francesco, ciao. Tutto a posto? Tutto okay. A posto. Siamo qua per parlare della solita rubrica Save Parma, aggiunta ormai al ennesimo episodio. Sì, saremmo alla nona. È una chiarella, sì, siamo alla nona. È un'avventura, una via crucis che ci porteremo avanti ancora per qualche mese, credo a questo punto. Ma noi ci crediamo in questa esatto. cosa. Esatto, in questa nostra via crucis saremo supportati da StadioTardini.it, con il quale abbiamo raggiunto un fantastico accordo di partnership in cui ballano miliardi, e insomma dal sito di Gabriele Maio, del direttore, che insomma ha deciso di supportarci, di ospitarci nel suo Gabriele. Sito, quindi grazie e cercheremo di non deluderla. Parlando di notizie di attualità, la notizia di oggi, 13 maggio 2015, è che sarebbe, secondo la Gazzetta di Parma, terminato il rapporto che lega Parma FC e Folletto che era lo sponsor, il main sponsor da numerose stagioni. E quindi non ci sarà più sulla maglia? No, in realtà StadioTardini.it, l'eccellente sito diretto dal signor Gabriele Maio, il grande sito del esatto, news, ha indagato su questa questione e ha capito che in realtà le trattative sono in un punto di fermo, perché appunto i curatori fallimentari volevano un rinnovo di questo contratto di sponsorizzazione anche per la Serie B. Uh-huh. Un contratto, avevano chiesto un rinnovo da 700.000 euro. Sì. Un po' troppo pesante, soprattutto per una squadra di Serie B. Una squadra di Serie B e per una squadra di cui non si sa ancora il futuro. Quindi sì. Quelli da Folletto hanno detto: beh, aspetta un attimo. Aspettiamo un attimo. Probabilmente vediamo. Avranno detto: beh, aspettiamo un attimo di trovare un proprietario, poi possiamo parlarne. Amici, amici, oppure, però aspetta un attimo. Ecco, insomma. Esatto. Insomma, poi soprattutto, insomma, da una società fallita, insomma, c'è un discorso di marketing importante da fare e ballano cifre abbastanza grosse. Quindi loro hanno deciso probabilmente di prendere tempo o di terminare la stagione sponsorizzando le magliette per le ultime tre gare di questo campionato e poi magari congedarsi con una stretta di mano e comunque un grazie alla Folletto che ci ha accompagnati, sì, insomma, e ha insomma investito nel Parma Calcio. No, assolutamente. E sembra anche rientrata l'emergenza della scorsa settimana che voleva un numero di calciatori sul piede di partenza, infatti era stata soprannominata la grande fuga, capitanata sembrava da Isaac Belfodil, che aveva per il primo rescisso il contratto, un contratto che era un contratto dal valore di 8 milioni di euro tra soldi che dovevano essere dati e stipendi futuri. Sì. Questo contratto appunto gli sarà risposto perché lui ha deciso volontariamente di rinunciare, quindi un grazie a Belfodil che ci ha fatto risparmiare. Insomma. Chi dice, a chi lo insulta dicendo ah, in realtà andare. Invece no, ha fatto era un una favore cosa a che tutta la società. Faceva un cioè praticamente non è che lui probabilmente è andato per i fatti esatto. suoi, ha fatto un favore alla società. Insomma. Ha fatto un favore alla società e magari anche se stesso, perché così troverà un contratto abbastanza remunerativo per il futuro. Tutti gli altri calciatori per il momento sembra che rimangano fino a fine stagione, si era parlato di Mirante in settimana, però lui ha smentito, ha detto che insomma non è... Il procuratore mi sembra di aver letto che ha detto che rimarrà nel Parma. Rimarrà fino alla fine stagione sicuramente. Poi ovviamente poi cioè, vediamo, insomma, un portiere come Mirante in Serie B potrebbe essere un lusso. Altro che. Insomma, molto bravo anche contro il Napoli, ha parato un sacco di gol quasi già fatti, ha salvato un sacco di gol quasi già fatti, si è arrabbiato con Higuaín, insomma, però questa è una discussione che insomma è andata non già a risolversi. Si sono già rappacificati, quindi non ci sarà, sembra, nessuna fuga da qua al termine della stagione, le ultime tre partite, almeno conserveremo questo pacco di giocatori e soprattutto svincolare i calciatori più importanti potrebbe avere anche un effetto negativo sulla vendita della società, perché tu praticamente compri una società di cui praticamente non c'è niente, hai solo i debiti per i calciatori che magari no, che valgono poco. Se avessi avuto tanti calciatori di livello, cioè io compro, però comunque posso fare un discorso di vendita di certi tipi di giocatori oppure di tenermeli per... Beh, ovvio che finché ancora non si sa il futuro... E poi comunque sono dei prodotti insomma che sono utili anche come pubblicità della società. In questa società che ci gioca questi giocatori, allora è più importante di una società, vale di più di una società in cui non ci giocano questi giocatori, anche se ci sono dei debiti, insomma, io la penso anche un po' in questo modo. Gran parte dei calciatori il 9 maggio quindi ha sottoscritto una rinuncia ad un'importantissima parte del credito progresso, condizionandola alla partecipazione della squadra al campionato di Serie B. Questo comunicato da parte dei curatori fallimentari in realtà vuol dire poco, perché ci sono tante frasi vaghe, perché dice gran parte dei calciatori, quindi significa che alcuni non l'hanno accettato questa riduzione, condizionando la cessione della squadra significa che se poi la squadra non viene ceduta i calciatori comunque rivendicheranno l'intero stipendio che gli doveva essere corrisposto. Poi per esempio la disponibilità a discutere vuol dire anche valiamone, sì ok, io ti offro questo, no ok, lui si alza e va via, cioè non è che non è una firma per discutere futuri contratti, ma è una disponibilità eventuale a discutere eventuali riduzioni di contratto, quindi non c'è niente di certo in questo comunicato. Era un comunicato che forse potevano anche risparmiarsi
passi, se non magari per il fatto di essere stato sempre un comunicato di propaganda. Dicono, stiamo facendo questi lavori. Calma gli animi, diciamo. Sì, calma gli animi, fa capire che ci sia un lavoro dietro di riduzione del debito, probabilmente, no? Cosa ne pensi, Francesco? Quello che poi, cioè, calma gli animi, naturalmente, sicuramente magari quelli più attaccati alla società avranno accettato questa cosa. Infatti dice gran parte, alcuni probabilmente no, ma ognuno ha le sue ragioni e i suoi diritti. Quindi... Soprattutto dicevano i calciatori che orbitano nell'ambito Parma, ma sono esterni alla squadra in questo momento, che sono in meno predisposti a magari rinunciare a parte dei soldi che gli sono dovuti. E a proposito di compratori, invece, ieri 12 maggio è andata deserta la seconda asta fallimentare, come ovviamente largamente previsto da maggior parte dei tifosi, delle testate giornalistiche. Infatti la seconda asta era ancora piuttosto alta, 12 maggio. 15 milioni, è andata deserta e la prossima asta sarà lunedì 18 maggio al prezzo di 12 milioni. Comincia a essere un'asta abbastanza importante perché il prezzo comincia a ridorsi, considerando anche il paracaduti di 10 milioni per la Serie B. Sì. E per un imprenditore serio che volesse accettare, volesse comprare il Parma, uno dice magari me la compro alla terza asta, sono comunque 3 milioni in più dell'asta che verrà dopo e quindi magari metto fuori gioco eventuali altri compratori. Ma queste aste sono, cioè l'ampo, cioè uno arriva e dice no, non sono aste l'ampo, oppure tutti sanno chi partecipa. Praticamente le buste devono essere consegnate a un notaio chiuse e questo notaio praticamente le apre e decide, insomma, e lì stabilisce chi ha fatto l'offerta. Però maggiore, un interessato sa se un altro interessato, no, non nessuno sa, teoricamente tutto... nessuno poi sa niente, poi magari ci sono dei, insomma, a um non so. Sì. Però comunque è tutto gestito da un tribunale, quindi deve essere tutto nella più stretta fosse proprio in più stretto rigore. Tipo 15 milioni no, non sono quelle palettine, no, allora, però sarebbe più entusiasmante da filmare. Sì. Anche se sta andando deserte, quindi ci sarebbero solo le telecamere che filmano e nessuno in mezzo che fa le aste per adesso. Comunque tu ci credi che potrebbe essere il 18 maggio la giusta? Io nei forum comincio a vedere ottimismo. Ma secondo me più si avvicina, è ancora presto, le ultime due date. Probabilmente sarà l'ultimo o la penultima, se dovrebbe esserci un'offerta. Voi a casa che guardate questo video, credete che la terza asta potrebbe essere quella buona? Oppure magari credete che la penultima potrebbe essere quella buona? Oppure o l'ultima? Credete di poter fare un'offerta voi stessi? Sì, sì, fateci sapere anche questo, sicuramente. E a proposito invece di soggetti che potrebbero essere interessati a comprare il Parmacalcio, ci sono in settimana sono trapelate nuove voci sul ritorno dell'uomo d'acciaio di Baraldi. Esatto, di Baraldi, questo superuomo che potrebbe salvare il Parma ancora una volta dal fallimento. Ci ha già salvati in passato con il crack Parmalat e potrebbe tornare, quindi per sembra un po' una cosa biblica e di nuovo vabbè, scenderà sulle terre di nuovo. Esatto, praticamente certe voci dicono che potrebbe tornare magari una cordata che non riguarda magari direttamente Zanetti, come si diceva prima, ma che potrebbe essere il coordinatore di una nuova magari cordata che con la sua abilità potrebbe aiutare a comprare il Parma e rinegoziare i debiti. Lui insomma fa l'ambasciatore, lui in pratica. Lui ha un grandissimo amore per Parma e voci dicono che si stia muovendo sotto traccia, continuando ovviamente a smentire ogni voce. Beh, perché ovvio. Se le trattative serie si fanno non con non a comunicati stampa, ma si fanno in maniera privata e riservata finché appunto non si raggiunge a un risultato soddisfacente. E quindi Baraldi potrebbe essere l'uomo che potrebbe avere le capacità di trattare con i calciatori per ridurre questi contratti in essere, perché il vero problema della vendita del Parmacalcio al momento sono i grandi contratti, oltre ai debiti sono i grandi contratti negli anni che vengono. Ci sono questi grandi numero di calciatori che vede questi contratti lunghissimi e con prezzi fuori dal mercato, quindi ci vorrebbe un direttore sportivo che si sieda al banco con uno di questi calciatori che magari non sono utili alla società e che con più o meno minacce del tipo ti mettiamo fuori rosa, se vieni a giocare qui non ci sarebbe futuro per te, li convincesse a praticamente... Non quelle minacce però, no, dai, però nel senso... così. Beh, con una trattativa molto dura li convincesse a rescindere questo contratto e oppure accettare offerte da parte di altre squadre. Questo potrebbe essere fattibile, no? Per esempio. Sì. Però ci vorrebbe comunque una persona dotata di grandi capacità. Voi credete in Baraldi? Credete che possa essere l'uomo giusto per salvare ancora una volta il Parmacalcio? Vi piace come persona? Vi sentite in mani sicure? Magari vi sentireste in mani sicure in una società guidata di nuovo da Baraldi? Vogliamo anche sapere il vostro parere, ovviamente. E a proposito di uomini immagine che avrebbero senza dubbio reso più appetibile il Parmacalcio, quindi facendo magari aumentare le offerte o comunque il risalto mediatico, ma comunque
aumentando anche il debito sportivo, parliamo di Antonio Cassano. Anche un attimo in chiusura, parliamo di Antonio Cassano, che in settimana è tornato a parlare. Infatti si sta ancora allenando a Parma, sta facendo ancora la sua vita a Parma, vacanze permettendo. Qui lo vediamo in una foto postata su Twitter da sua moglie. Sopra si la... allena da solo, alla Wellfit. Beh, giustamente, lui si allena da solo perché non fa più parte della squadra, non può allenarsi con Lecchio, no? Ok, ma chi si allena solo, chi lo allena? Avrà un preparatore atletico, comunque credo possa permettersi un allenatore. Lui è intervistato da Rai Sport, ha detto che ha un grandissimo desiderio di tornare a giocare, soprattutto di tornare in nazionale, e quindi dicendo: tornerai volentieri alla Sampdoria per provare a rientrare nel giro della nazionale in vista degli europei 2016. In alternativa mi piacerebbe giocare con il Monaco in Ligue 1, praticamente Ligue 1 o Ligue 1, perché noi siamo italiani. E praticamente io mi immagino la scena di Cassano che arriva lì, incontra il principe Alberto di Monaco e cosa gli può dire questo principe se non: Monsieur Cassano, je suis muy contento di dare il benvenuto al Monaco, ora li aspettano giornate di durissimi allenamenti, lunghissime cerimonie e un periodo di dieta ferrea. No, non mi puoi rovinare la vita. Quando sono qua mi stai stressando la vita. Ma posso vivere così con te io? Su, messie, non faccia così. Ora venga con me che è pronto il suo pranzo. Dietetique o con verdurina al vapore. Mocca la bacchina, mamma! No! Questa sarebbe la risposta di Cassano, sì, praticamente. E speriamo insomma che questa vicenda possa avere un epilogo buono e positivo. Noi siamo il Moon Talk e ogni settimana siamo qui a parlarvi anche delle vicende del Parma Calcio. Se vi è piaciuto questo video, se siete mi piace, condividetelo, oppure non so, fate un po' quello che vi pare. Esatto. Ciao ragazzi. Ciao.